Sì, questa è la parte in cui appunto dalla presa di coscienza tu chiedi all'altra persona se realmente c'è stato amore quando ti diceva di amarti, no? Però sappiamo tutti che in una relazione tossica in realtà non è amore quando ti fa male, quando è una cosa dolorosa. Però in questo caso veramente dal punto di vista femminile è una richiesta di spiegazioni di quello che è successo, no? Che è prevalentemente quello che succede poi in queste situazioni. E il contrasto delle 2000 minuti, 2000 ore, 2000 minuti rappresenta un giorno e mezzo, mentre 2000 ore rappresenta 3 mesi. E quindi è come se all'inizio dicesse dammi 2000 minuti, no, anzi 2000 ore, cioè, perché comunque c'è questo gioco di alto e basso quando tu esci da una relazione così, no, che a volte non riesci a lasciare, a volte, però comunque è importante poi mantenere le distanze, comunque veramente distaccarsi, no? Da una cosa così e ricominciare. Quindi il concetto del respiro, del respirare, proprio questo, perché io immagino come se a un certo punto ti senti come se il tempo si fermasse e tu sei sospeso, come se fossi in apnea. E quindi il concetto di ricominciare a respirare è un nuovo capitolo, è una nuova vita, è la parte visibile che purtroppo esiste, cioè è una cosa attuale. Che tante persone, uomini e donne, possono passare. In questo caso la mia voce comunque dà voce alla parte femminile anche, no? Però anche i lividi a volte sono anche ferite interiori, cioè cose non visibili che le persone portano, anche ferite, cose psicologiche. Veramente è molto toccante. Essere interprete comunque è una cosa nuova, è una cosa diversa, comunque devi entrare nel mondo di chi ha scritto il brano. Quindi è stato anche Damiano che mi ha aiutata. Lavorando insieme a capire come trasmettere de determinate cose. E quindi è stato veramente un lavoro di squadra e sono molto contenta di dare voce a questo brano perché appunto è stato è un bellissimo viaggio per me. Con Damiano è nata da un messaggio su Instagram, in realtà lui mi ha scritto che voleva fare un brano, che aveva questo brano che voleva farmi ascoltare, quindi ci siamo visti in studio a Milano ed è stato bellissimo perché quando ha messo play ho detto veramente wow, cioè avevo la pelle d'oca e ci siamo subito messi al lavoro, mi sono messa davanti al microfono, ho registrato le voci con lui, è stato veramente un lavoro di squadra e ci tengo a dire che lui è veramente pazzesco, quindi è stato bellissimo da subito. Con mio fratello poi è subentrato nella parte di produzione, aggiungendo tutte le magie che solo lui sa fare, ci sono dei cori, dei vocalizzi suoi. Che sono un po' l'easter egg anche di questo brano. E anche tutta la parte strumentale, secondo me, è molto rispettosa del brano in sé, perché a volte non bisogna aggiungere troppo, bisogna dare importanza anche alle parole, a quello che si vuole comunicare. Quindi ognuno di noi ha dato proprio il proprio contributo, per renderlo speciale.